Quello è lo scudo della nostra diocesi, che c'era lo scudo del vescovo prima e anche il mio, e di quella diocesi non c'è. E io gli ho messo un po' di fantasia e quindi c'è il Tao che ci ricorda, ci fa memoria della presenza dei cappuccini, perché non dobbiamo, come si dice, dimenticare. Loro, 1910, come vedremo lì, sono quelli che hanno creato le condizioni per oggi noi essere una chiesa locale. Che Don Massimo, leggendo la Maximum Illud, che dicono che anche il mio fondatore, Don Conforti, ha messo anche il naso in quella enciclica, la dice che la missione, la responsabilità è della chiesa locale. Già nel 1919, sarà il Concilio che ci sveglia su questo, ma nel 19 vediamo lì la Maximum Illud. E quindi i cappuccini sono quelli che hanno iniziato questa chiesa in quel luogo. Ci abbiamo, io ho saputo che la cattedrale è l'Assunta, è la patrona della diocesi. E anche la nostra. Questo anno facciamo 100 anni che il Papa Bento XV proclama l'Assunta come patrona di quella che era in quel tempo la prefettura apostolica di Alto Solimoense. Guarda il gemellaio, anche la Madonna, e non ci abbiamo qualche Madonna. La nostra non è qualche Madonna, la nostra è quella che ci dice la meta. Guardate, quando noi siamo giù che non ce la facciamo, lei ci dice guarda, guarda, che non è là, è qui, la meta è qui. È bella o non bella questa patrona, eh? È in nome di lei ci accompagna nell'evangelizzazione. E dopo abbiamo il territorio, non dà per vedere molto bene lì, ma c'è la parola sotto una tenda, cioè che la parola ha fatto la tenda su quel territorio. Quindi questo è lo scudo della nostra diocesi. Lì vediamo il Brasile, 27 estati, ma lì all'occidente ci abbiamo il fiume Amazon. La parola di Dio non c'è nel fiume là a Gerusalemme, ma lì ci abbiamo un fiume molto grande. Quindi, stato dell'Amazonas, dalla Bahia all'est, poi all'estate dell'Amazonas. La prossima, andiamo a cuore. Questa sería la Amazonia legal, que abrange a di più quei stati che sono dell'Amazonia, altri stati, per quello Acre, Rondonia, Mato Grosso, Tocantins, una parte del Maranhão. Tutti quel è l'area dell'Amazonia legal, va per la frente, e dentro dell'Amazonia, nella parte occidentale, 7 municipi che formano la diocesi dell'Alto Solimões, che i 7 municipi sono repartiti in 8 parrocchi, come vedremo dopo. Passa avanti un po' di storia. L'Alto Solimões fu una regione strategica tanto per l'impero spagnolo come quello portoghese, dall'occidente gli spagnoli, dall'oriente i portoghesi. E c'è stata anche la lotta fra di loro per la conquista. Entrambi conoscevano la presenza dei popoli nativi, come ancora molte volte sono descritti, e durante molti secoli avanzarono nelle loro terre. Oro, droga del Sertan, manodopera schiava e insediamento dei nativi furono motivi per preoccuparsi con le regioni tanto vaste. L'europeo ignorò una storia millenaria che era costruita per i popoli della foresta e delle acque. Qui abbiamo l'occupazione dell'Amazonia e l'europeo giudicò che la storia iniziasse a partire di Francesco Orellana nel 1542
el que fa el viaggio de Quito a la desembocadura del Amazonas. Ma un secolo quasi di più lo fa per Teixeira, del Rebelé fino a Quito. E ahí ci sono i posti militari e praticamente la Chiesa attraverso i militari, i conquistatori, si è fatta presente, i primi i gesuiti. E per esempio nella nostra diocesi un gesuita, alemano, ma lui era gesuita dentro degli spagnoli, che ha passa a Samuel Fried, è stato il primo gesuita che ha fatto i primi alleamenti nell'Alto Solimões. E fondò numerose missioni lungo il fiume, che qualcuno, per esempio San Paolo di Olivenza, è uno di questi alleamenti che erano già di quell'altro. Ai gesuiti passa, vengono i carmelitani, e dopo, questo ahí, rimane ahí, vengono dopo i francescani, che c'era la missione del Caldeirón, che oggi è quello che si chiama Benedetto Solimões, era stata dei francescani minori, ma a partire del 1910, sapere che fino al 1904 solo esistia la diocesi di Belém, l'archidiocesi di Belém e la diocesi di Manaus, e la prelazia 1904 di Santarém, il resto era tutto di queste due chiese. Ma a partire del 1910, 23 di maggio, con la bolla con Estlinia, diocesi amazzonica, si creano tanto la prefettura apostolica dell'Alto Solimões come quella del Medio Solimões e quella del Rio Negro. La dell'Alto Solimões, che è rimasto con quel nome, è la nostra. Quella del Medio Solimões è quella che oggi si chiama la prelazia di Tefé, che sta in mano, era in mano dei spiritani, ma adesso già c'è un vescovo non spiritano. E quella del Rio Negro, che solo è assunta dai salesiani a partire del 1915, ma già a partire del 1910 si crea la nostra prefettura apostolica dell'Alto Solimões, cuya sede inizia in Manaus. Passa. Questi sono i tre prefetti apostolici. Monsignore Evangelista, che è quello che ha stato più tempo nella coordinazione, del 1910 fino al 38, dopo Tomás Marcellano, giovane e che è morto affogato, perché stava facendo il viaggio di una parrocchia per l'altra e c'era la guerra fra la Colombia e il Perù. Il Perù, credo che la Colombia, pensava che quel barco era un barco di guerra e hanno buttato le bombe, ha naufragato e è morto dentro del barco. Lui è a Tonantins, seppellito. E dopo Don Bestellano Ponti, che è quello che, con il quale la prefettura è diventata prelazia. Ma quando era per essere ordinato vescovo, è morto il giorno prima. E dal 50 è creata la prelatura. Passa. Ora, per essere più vicini alle comunità, la prima cosa che hanno fatto è dividere la prefettura in tre grandi aree. Un'area in cui il centro era Tonantins, un'altra San Paolo di Olivenza e l'altra, più all'occidente, Premate de Mares. Questa prima di Tonantins, nel 17 è stata la prima sede della prefettura. Dopo Manaus passa la sede per Tonantins. Passa. L'altra area, San Paolo d'Olivenza, che dopo diventerà anche la sede della prelazia, e l'ultima area è Premate de Mares, che quel villaggio là è sparito. Il fiume lo ha mangiato, è sparito. Di fatto Benjamin Constant oggi sarebbe
la sede del municipio che era, o sea, è andato alla bocca del fiume, 48 chilometri in giù, passa. Nel 25 la sede viene per San Paolo d'Olivenza e è costruito quel palazzo che è stato seminario per qualche anno. Ancora esiste questo edificio, passa per avanti. E qui ci sono già i due vescovi prelati, Don Cesare Minali, che nel 58 li prendono per essere il grande creatore di un'altra prelazia nel nord-est, Maragnon, e le sostituisce Don Adalberto Mazzi, che anche è uno dei prelati più significativi, perché è stato anche un periodo significativo. Passa avanti. Nel 25 di giugno del 51 si realizza la installazione della prelazia Eduardo Solimões in San Paolo d'Olivenza. Va avanti. E nel 91 il Papa eleva alla categoria di diocesi la prelazia dell'Alto Solimões e imposa a Don Alcimar Carla Magalhães, un capuccino da lì del territorio, che era vescovo nel Maranhão, è trasferito per assumere la nuova diocesi. Passa questo della Chiesa Cattolica. Noi ci abbiamo i Battisti, l'Assemblea di Dio e altri sette. Due sette un po' significativi è la Irmandà del Santa Cruz, della Santa Croce, che è stato un laico di Minas Gerais. Lui credo che è stato anche seminarista dei Redentoristi, organizzava anche i pellegrinaggi a Aparecida e dopo ai 35-36 anni abbandona la famiglia e si va come missionario al Perù, pregando una religione un po' apocalittica, che fra gli indios di Cuna, che ci avevano anche quella immaginario, mesmo, come si dice, ha fatto successo, tanto successo che ancora oggi esiste. E dopo quella che viene del Perù, che si chiamano israelitas, vistono lo stesso che Gesù Cristo, con la capa, con tutto il corpo, e dicono che è quella setta di Fujimori, che ha aiutato a scegliere a Fujimori. Passa avanti, percorrendo laghi, fiumi e canali. Io prendo qui il Vangelo per orientarci nella presentazione. Qui ci sono tutti i comuni dell'Amazzonia, che sono 62. Adesso appare la nostra segna la diocesi, e che lì a rimarcarla la diocesi, non so che sta accadendo. E quindi sono sette municipi. Questo grande giallo è quello di Atalaya del Nord, 76.000 km quadrati. Dopo viene Benjamin Costa, che sembra una linguista stilato, l'altro un po' antes, dai. Dopo Tabatinga, quello azzurro, dopo San Paolo d'Olivenza, tipo l'arancio, giallo a Matura, che sembra un patatino, e quello altro creme è Sant'Antonio di Issà, che dopo le vedremo un po'. C'è il fiume Issà, che sono 358 km di lunghezza, che nella bocca c'è la città, e dopo l'altro, il municipio di Tonantins. Va avanti. Questo qui sarebbe il rio Solimões, e dopo non dà per guardare bene il Jabarí, quelle due gialli, nomi Estirondo Ecuador e Palmeira del Jabarí, sono due posti militari, perché il Jabarí fa la frontiera fra il Perù e il Brasile. In quanto le altre che non si leggono bene sarebbero le parrocchie: Atalaya del Nord, Benjamin Costa, Tabatinga, Belém do Solimões, San Paolo d'Olivenza, Matura, Sant'Antonio di Sa, che si vede là, il fiume di Sa, Tonantins. E in giallo i luoghi che il vescovo sogna che ci siano una presenza,
Pero adesso sono in Santa Rita del Guelo, la quella in cima del Vendaval, che ci abbiamo là quattro suore del Pine. Le altre sono l'attenzione che si possa dare delle parrocchie. Va avanti. Adesso le distanze da Manaus e da Belém. Andiamo a Sant'Antonio di Pisa, che è quella dove i tre ci saranno a partire da ottobre. Da Belém o da Manaus, in linea retta, Sant'Antonio di Pisa, 879 km. Fluviale per il fiume, 1195. Da Belém, 2168 in linea retta e 2800 fluviale. Quindi, queste sono le distanze di Sant'Antonio di Pisa. Va avanti. Qui, fra le parrocchie, quindi, vediamo Sant'Antonio di Pisa, Tabatinga, che è la penultima colonna, Sant'Antonio Tabatinga, 378 km. Per esempio, adesso vedremo i mesi di trasporto, uno per andare là, Bologna-Madrid, Madrid-Bogotà, Bogotà-Letizia. Letizia e Tabatinga sono due città come chi la sia dell'altra senza sapere. E quindi da Tabatinga a Sant'Antonio di Pisa, 378 km in una lancia che adesso vedremo è confortabile. Va avanti. Mesi di trasporto. Ci abbiamo la canoa a remo, che è quella che usano i bambini. Dopo ci abbiamo il peke peke, che è una canoa che invece del remo c'è un motore, come quelli che si usavano i nonni per prendere l'acqua del pozzo. Il deslizzatore, che è il foraborda, e anche la catraglia, che è per 15-16 persone. Passa per avanti. Adesso ci abbiamo i barchi che fanno Manaus Tabatinga, Tabatinga Manaus. Salendo sono 5 giorni, descendo 4 giorni. Passa avanti. Adesso c'è la lancia che fa un giorno e mezzo a Manaus e 8 ore Tabatinga Sant'Antonio, e l'aereo Manaus Tabatinga, che è 1 ora 40 minuti. Passa avanti. Al vedere le moltitudini, che popolo noi abbiamo? Vamo là. Popolo. Quindi, Sant'Antonio di Pisa, superficie 12.307 km quadrati. Un totale di popolazione nel 10 di 24.481. Quando vedrete la di 16 è meno, perché? Perché qui è stata gonfiata e quindi dopo l'IVGE durante gli anni le ha tolto abitanti, ma forse sono già più di questo qui. Io già sono attento al censo del 2020, che lo avremo già certo. Quindi 24.000 abitanti, di quali 12.900, 13.000 nella città e 11.000 nel rurale, con un tasso di urbanizzazione del 52% nella città. E la densità 1,99. Passa avanti. La popolazione uomini o donne. Sant'Antonio di Pisa, 12.500 uomini, 11.800 donne. Ci sono più uomini che donne. Avanti. Va avanti. Ah, indigeni. Popolazione indigena. La popolazione reale nella diocesi, claro, in 10, 183.000. Indigene, 59.000. Dei quali 6.000 nella città, 52.000 nell'urbano, nell'indio. Sant'Antonio di Pisa, indigene, 6.000, 26% indigeni, 1.500 urbano e 4.924 nel rurale. Oggi forse in città sono di più, perché ci sono 4 quartieri con indigeni. Passa avanti. La popolazione
dell'ultima statistica che l'IBGE ha dato ad agosto, la stimativa. Passiamo di 181.000 nel 10 a 216.000. Sant'Antonio di Sa 21.900, là diceva 24.000, adesso ci danno una popolazione di 22.000 abitanti. Avanti. Qui il popolo, il nostro popolo è un popolo urbano, ribeirinho e indigena, popolo urbano, popolo brasiliano, colombiano, peruviano, popolo ribeirinho, popolo cearense, nordestino, che è venuto con il calcio. Ci sono stati due grandi movimenti per il calcio, quello dell'inizio del secolo XIX e quello nell'epoca della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, che il governo brasiliano ha chiamato a nordestini per fare i soldati della borraccia del calcio, e quindi tutte quelle famiglie sono rimaste in quell'area. Ci abbiamo i popoli indigeni, Nelson Limões, Iticuna, Cocama, Cambeva, Caixana, Canamari e Uitoto, che sono quelli che lavoreranno i nostri padri, più con il Ticuna, con il Cocama, Cambeva, Caixana e Uitoto. Canamari non c'hanno in Sant'Antonio. In quanto nel Javari, che là è nel Solimone, 51.651 indios. Nel Javari altre 6 etnies, ma sono 7.015 indios, una terra di più di 70.000 km quadrati. Passa avanti. Qui la triple frontiera Colombia, Perù, Brasil. Tabatinga era nel punto chiave, è della triple frontiera. Passa. Qui la fotografia vista dalla Colombia, Letizia, quella arriva là con i puntini, dell'altro lato è Brasil, Tabatinga, e questa isola qui, Santa Rosa, nel Perù. Adesso vediamo questo verde, la nostra casa. Qui è il Brasile, quella isola è Santa Rosa e questa parte da qui sarebbe la Colombia. C'è un fiumitaccio che è quello che fa la divisione fra la Colombia e il Brasile. Va avanti. Queste sono le periferie. Va avanti. I ribeirini, guardate quando l'acqua raggiunge sull'altezza massima, c'è quel panorama lì delle case, sono allegate. Io per esempio questo non ce l'avevo nel Pará, perché là il fiume era 4 mare, 6 ore basa, 6 ore sale, 6 ore basa, 6 ore. Qui no, 6 mesi basa, 6 mesi sale. Va avanti. Qui terra indigena del Javari. Potete rimanere con questo materiale, perché là ogni colore è una delle etnie e il luogo dove si trovano le aldee. Passa avanti. Chi ci sono? Canamaris, ho chiamato anche Tucunas, dopo ci sono sì Ticuna, ma queste sono Tucunas. La localizzazione entre i fiumi e le aldee. Então, i Canamari sono nel fiume Javari e in due dei suoi affluenti, nell'Itaguaí e nel Curuzá. E in ognuno di questi fiumi, quel aldei, quello appartiene di più alla, tutto questo qui nel Javari appartiene alla parrocchia di Atalaya del Norte. Va avanti. Marubu, la popolazione di Marubos del 2010, 1705, famiglia linguistica Pana. Localizzazione nella rodovia Benjamin Constant Atalaya, un'aldea. Dopo, nei fiumi Ituri, dentro dell'Itaguaí, che è un affluente del Javari. Nel Curuzá e nell'Arroyo, che è un affluente del Curuzá. E ahí le aldee. Passa. Matzés o Mayorunes, 1592 indios,
famiglia Pan, anche linguistica, nel rio Javari, nell'Ituri, che è un affluente del Tanguay, che allo stesso è affluente del Javari, il Curusa, rio Pardo e il Grappello, che è nel Javari, e le aldeas corrispondenti di cada destenia. Un'altra passa. Matiz, también de tierra indígena de Javari, son 390 indios. Localización de Río Branco, 2 aldeas. Pasa. Culinapano, anche nella terra indígena del Javari, popolazione 134. Famiglia Pano, nel Javari e nel Curusa, 3 aldeas. Pasa. Y por último, Corumbo, que son los últimos contatantes, que son 27. Rio Ituí, dentro del Itaguaí, una aldea Mario Brasil. Esta es la etnia que fue lo que están haciendo la mostra adesso aquí en Reggio Emilia, ha visitado esta etnia. Ayer ce l'ha fatto sapere per il passo avanti. Adesso sono le aree del Solimões indigene. Quindi, quella verde lì che dice Betania, quella appartiene a Sant'Antonio, ma la maggioranza degli indios là sono battisti. Ma io spero che loro, che sono bravi, loro vanno anche a evangelizzare i battisti. Ma Tintin è anche di Sant'Antonio, Betania, ma Tintin è della parrocchia di Sant'Antonio, si vede là il fiume. Luego ci sono qui le due grandi aree dei Ticunas, Avare 1, Avare 2, che dopo vi dirò, e con i Ticunas stiamo facendo un lavoro pastorale più, come si dice, più a cultura, esatto, con la cultura di loro. Ci sono i molto bravi, c'è un cappuccino qui di Milano, molto bravo, che ha imparato la lingua. Spero che i superiori li lasciano là un buon tempo, è giovane ancora, 42 anni. Quelle sono le aree, e la differenza del colore, che adesso tutti questi già sono registrati, qui era quando stavano in situazione diversa. Passa avanti, chi sono in questa cultura? Questa è la più numerosa, è Magunta o Ticuna. 46.958, 2010, quindi adesso sono di più. Non ho messo qui tutti i luoghi perché non capire. E il Ticuna, passa avanti. Cocama, meno il Ticuna nel Solimões, sono etnie che stanno riscattando la sua cultura. Fra 10, 20, 30 anni non si sapeva di loro, erano misturati con i Ticuna. Adesso si stanno reso conto di che loro sono un'altra etnia. Cocama adesso 2.935, anche nella città di Tabatinga c'è un quartiere che sono Cocama. Avanti. Candela in San Paolo di Olivenza 1.073, passa. Caixana, 572, questi sono presenti là in Sant'Antonio d'Uisà, in uno dei quartieri. Passa avanti. Canamaris, che ci sono nel Javari, ma questi Canamari hanno perso la sua cultura, parlano già portoghese, mentre i Canamari del Javari solo la lingua propria. Passa avanti. I Huitoto, che sono venuti dalla Colombia, ci sono uno o due aldei, passa. Quindi questo è il popolo che ci abbiamo, indigena, ribeirinhos e marginalizados urbanos, che poi insertati sono in altri, se fa il misto. E quindi noi dobbiamo avere in conto questa situazione, perché non possiamo mettere tutto nella stessa pannellone, dobbiamo trattarli come sono, per quello che ci abbiamo bisogno di persone che stiano vicini a questo popolo. Va avanti. Si riempie compassione per loro perché erano stanchi, abbattuti come pecore che non hanno pastori. Qual è la situazione economico-sociale di questo popolo? Va avanti. Economia.
Abbiamo l'agricoltura di sussistenza, è la famosa mandioca, va avanti, qui stanno preparando per fare la farina, va avanti, qui facendo la farina, va avanti, la pesca è anche un'altra fonte di renda, passa avanti, guardate che pesci, questo è il pirarucù, è il bacalà amazonico. Adesso c'è la preservazione dell'acqua e quindi stanno controllando più perché a un momento certo può fare la vendita e le comunità sopravvivere di questo lavoro. Quindi, ma c'è troppi ladri che nascostamente vanno a prendere il pesce dei poveri comunità. Ma un po' alla volta si stanno organizzando meglio. Paolo e Gabriele siamo andati a visitare un'ardeia di Ticunas. Quando siamo andati là ci dicono le donne, loro si incontrano nella comunità Nazaré che stanno là risolvendo il problema dei ladri, dei laghi. E quindi siamo andati là e abbiamo partecipato alla riunione con loro. E ci hanno anche chiesto aiuto per aiutarli a organizzarsi un po' meglio. Io le ho detto, guardate che vengono qui adesso tre padri, qualcuno sta vicino a voi per orientarvi. Quindi abbiamo avuto anche quella grazia di Dio. Sono quei pesci lì, vanno avanti. Questo è il tambacchi. Un tambacchi può arrivare a 50 kg, un pesce di questo. Dicono che il meglio è fra 11 e 14 kg, quello che pensa pure più. Va avanti, dopo c'è l'estrattivismo e il legno. Il legno è molto perseguito nel Brasile, ma nel Perù fanno quello che vogliono. Dal Perù escono grandi valse con legno. Va avanti. Dopo c'è anche, ora di moda, l'ecoturismo. Questo è nel Giavarì, una riserva naturale che c'è là, è una italiana che ha preso là un pezzettino di terra da sola e là sta facendo questo lavoro. Dopo c'è anche nel Perù, passa nel Perù Cavallo Concha e Puerto Narino, Colombia. Prendendo un piccolo vatello uno può spostarsi e andare a vedere questi luoghi preziosi. Avanti! Prodotto interno brutto di questi municipi. L'orto, è l'orto. Sant'Antonio di San, 24.000 quadri. 100.000, no, 100 milioni, 100 milioni di reali. O sea, 4.000 reali per capita. 1.000 euro, neanche 1.000 euro per capita. Allora, passa avanti. Questo è la piangere, perché qui dice l'indice di sviluppo umano, il PIL è economia e anche la per capita è ingannosa perché nessuno ha quei soldi all'anno. Ma guardate qui, Atalaya del Norte, che è il penultimo municipio del ranking del Brasile. Guardate là l'educazione, bueno, l'indice umano 0,450, ma l'educazione 259. Sant'Antonio di Uissà, l'indice di sviluppo umano, 490, educazione 353. Questo dà per vedere il livello umano che è molto basso. Passa avanti. Alcuni stili. Prima, l'estensione e le distanze. Secondo, la scuola che fino alla quarta serie è nell'interno, ma dopo dove vanno queste? Chi ha la possibilità di andare in città, dopo è refen o cae nelle mani della droga, della prostituzione, di tante cose che non piacciono. Servizio di salute precario, c'è ancora in qualche luogo la malaria e il dengue. Disoccupazione, non ci sono industrie, quasi un po' di artigianato. Piaghe sociali del traffico di persone, la droga,
la droga está entrando ya en el aldeite de indios. Desinterés de lo Estado. Lo Estado solo está interesado que el pueblo va para Manaus, Manaus, Manaus. Y alto índice de suicidio tra i giovani. Io credo che i vostri ci faranno un bel lavoro perché hanno anche l'esperienza dell'oratorio. Se loro conseguono organizzare i giovani in città sarà un bel lavoro. Già i cappuccini c'avevano un bel gruppetto che c'avevo là un pallacanestro destro, come si chiama, un centro sportivo, e quindi io credo che loro, già perché loro, quello che ho visto, perché la prima cosa che hanno fatto quando io stavo aspettando a loro in Sant'Antonio, sono andati là al centro sportivo, dico, oh, bello, bello, questa gente va a aiutare i giovani a imparare cosa buona. Va avanti. Adesso entriamo nel nostro campo. Va avanti. Cattolici, nel 10, 56%. Passa avanti. Qui ci abbiamo gli evangeli 32, ma Battisti 9, Assemblea di Dio 11, perché quelli dell'Assemblea di Dio sono furbi. Quando parlano di statistiche dicono che sono il 32%, no, il 32% è tutti gli evangelici. Dopo ognuno noi siamo il 56%, che non voglio essere orgoglioso, ma ecco, le statistiche ognuno le dice come vuole, ma io ho qui quello che è ognuno. Va avanti. Ma a me mi preoccupa quel 5% là. Guarda, sempre lì io 5%, quelli sono, noi possiamo andare a loro. Sì, sta crescendo cada ogni volta. Di fatto in Brasile è il 7% nel totale. Va avanti. Ma questo è buono perché così ci aiuta a partire dalla realtà. Qual è il potenziale? E guardate, qui dice, io qui attiro quelli che sono di altri. Questi tutti sono nostri. Guarda, San Paolo, Sant'Antonio di Issà, c'ha Sant'Antonio 3.800 bambini fra 5 e 4. Da qui là sono cattolici, battezzati. Da 15 a 24 anni, guarda quanti giovani. Sant'Antonio di Issà, 2.879. Adulti, 5.024. Questo è buono per sapere qual è il nostro pubblico. Perché dopo anche il vescovo per la chiesa piena, oh, quanta è? Sì, ma quanti ci sono in chiesa? Il 5% è il 4% di questo. E noi dobbiamo leggere la realtà, perché Dio ci parla con la realtà. Va avanti. E dopo, tutto quel territorio diviso in 8 parrocchie, 253 comunità, sacerdoti 16, secolari 7 più 1, 1 è uno fine dono de Goiás che sta con noi, cappuccini 5, saveriani adesso 3, religiose 23, religiosi 6, laici a tempo pieno 2, ma dopo gli animatori delle comunità e tutte quelle più di 400. Va avanti. Adesso le parrocchie, passa, questa è quella della città, le comunità urbane e le comunità rurali, passa avanti. E in San Sebastiano sono arrivati adesso Alberto Panichella, Cesino, Saveriani, ci sono lì le sorelle di Sant'Anna, 3, e Marta Barral, una laica saveriana. Passa avanti, questo è Benjamin Costa, 9 comunità nella città, 30 comunità ribeirines. La maggioranza è indigena. Passa avanti. Belén dos Olivos, questa è una parrocchia tutta ticuna. Tutta ticuna. C'ha 2 comunità urbane e 60 comunità indigene nel fiume. Passa avanti.
San Paolo d'Olivenza, 5 comunità urbane e 20 rurali. Passa avanti Tonantins, che è la ultima, 13 comunità nella città e 16 ribeirinhas. Passa avanti e questa è Sant'Antonio di Misano. Questa è la, ci sono 5 comunità urbane, 29 ribeirini, 5 indigeni. Passa. E qui il fiume Issà con tutte le aldee, tutte le comunità. Non tutte sono cattolici. Io adesso ho fatto la visita a novembre con Frei Gino Palmerati, un cappuccino umbro. E adesso vediamo per parti, cominciando da Sant'Antonio, tutte le comunità. Passa. All'inizio la città e quelle prime. E io ho fatto 5 luoghi per fare la cresima e almeno allo stesso tempo abbiamo fatto i battesimi e anche la prima comunione. Insomma, io mi ho fatto presente e le comunità sono, ogni 5-6 comunità si hanno radunato in un luogo. E ho approfittato per fare il mappa perfetto. Passa. Adesso percorriamo l'altra parte. Abbiamo preso la ultima dell'altra fotografia, ahí, tutte marcate ahí. Villa Alterosa giù, là è dove si concentra di più questa setta della Cruzada e della Cruz, da quel laico di Minas Gerais. Passa avanti e qui le altre, fino ai Piranga, che Piranga è l'ultima comunità che si trova lì, un posto dell'esercito, un pelotone di vigilanza della frontiera. Passa avanti. Dopo, a Matura, un'altra parrocchia con 3 comunità urbane e 12 ribeirini. Passa. Le comunità ecclesiali per parrocchia. San Paolo, Sant'Antonio di Lisboa, 6 in città, 40 rurali e un totale 46. Passa avanti. E adesso l'assemblea. Questo anno, a novembre, noi abbiamo l'assemblea diocesana. E quindi l'assemblea ci raduna tutti i preti, tutte le suore, tutti i laici e facciamo una grande assemblea che a partire dalle direttive della conferenza episcopale brasiliana che acconterà adesso in agosto c'è il documento, quel documento illumina la nostra realtà e si scegliono quelle priorità che per 4 anni tutte le parrocchie vanno mettere insieme. Quindi questa è stata l'assemblea del 2015, passa avanti. Quindi il piano diocesano, la prima urgenza, questa urgenza sono quella della conferenza dei vescovi, una chiesa in stato permanente di missioni. Noi che abbiamo preso che tutte le comunità pastorali, movimenti e gruppi assumano il primo annuncio con una concrezione di una chiesa in uscita. Questo ancora stiamo, una delle cose che abbiamo sottolineato per mettere in moto un po' questa direttiva è che approfittare le novene che il popolo gli piace, tanto della campagna della fraternità e quaresima come quella vocazionale, quella missionaria e anche il Natale in famiglia, perché è una maniera di entrare in tutte le case. La gioventù, che questo ancora siamo zero. Sono venuti la salista l'anno scorso e stanno tentando di organizzare anche questa gioventù. Organizzare la pastorale universitaria. Abbiamo 2 universitari e un centro superiore. Non abbiamo che prenda questo in mano, ma è un desiderio che abbiamo. E l'animazione missionaria che stiamo anche articolando il Comidi, che sia il centro diocesano dei missionari. Va avanti. La seconda urgenza, la chiesa come casa della iniziazione alla vita cristiana. E questo stiamo facendo, questo processo di passare di una catechesi che stava fondamentata nella scuola e con una metodologia di scuola a una metodologia più di accompagnamento.
di accompagnare i bambini e soprattutto con la metodologia della parola di Dio, l'Alessio Divina con la parola. Passa avanti, ne abbiamo creato per la Chiesa come luogo di animazione biblica della vita e della pastorale. Qui abbiamo fatto due equipe che avevamo sorelle che avevano fatto gli studi biblici, incapacitate, perché due equipe, una nell'area 1 e un'altra nell'area 2, per fare i corsi di introduzione alla Bibbia in ogni parrocchia. E questa parte qui non è solo per questi primi 4 anni, sino che vogliamo farlo una cosa continua, perché noi dobbiamo collocare la parola in mano della gente, para che avendola in mano perlomeno che la collochino nel cuore. E io credo che se la parola si espande e va penetrando il cuore delle persone, io credo che potremo migliorare molto la nostra vita. Passa avanti. Quarta urgenza: Chiesa, comunità di comunità. Adesso le prossime direttive che la conferenza sta preparando, la spina dorsale di queste direttive sarà la Chiesa, la comunità. È quello che qui sono le 5 urgenze. Nelle 9 direttive saranno le 4 pilastri della comunità. Adesso saranno approvate in Germania. E qui ci abbiamo compromettido, impegnato in queste cose: creare la coordinazione diocesana di pastorale, che non l'abbiamo ancora creato, e il vescovo con due padri che ci riuniamo per preparare questi incontri. Non abbiamo ancora qualcuno che ci prenda questo in mano e ci aiuti a poter implementare tutte queste decisioni. Dopo, appoggiare, rinforzare e fortificare le comunità ecclesiali, garantire la creazione dei consigli di pastorale parrocchiali, consigli comunitari anche di affari economici. Grazie a Dio, questo, tutte le parrocchie, chiaro, stanno funzionando come si può, ma tutte le parrocchie hanno già il consiglio pastorale, è già una vittoria. Spero che miglioremo il cammino. Offrire formazione e accompagnamento ai consigli comunitari, perché nelle comunità possano radunare e decidere sulla sua vita pastorale. Appoggiare corsi di formazione in lingua ticuna, questo nella parrocchia di San Francesco di Brendo Solimões è una delle cose che sta essendo aprimorata molto bene. Dopo, la esperienza della scuola diaconale, adesso che abbiamo finito con i diaconi, in questa assemblea trasformeremo la scuola diaconale in scuola ministeriale, para che possa avere più gente di poter partecipare dello stesso corso. Dopo, ogni ministero porterà anche la sua formazione personalizzata. Promuovere la vocazione ai ministeri laicali nelle comunità e intensificare la formazione dei ministeri laici. Qui, per esempio, in questi anni abbiamo rafforzato soprattutto la celebrazione della parola nelle comunità, perché il fatto che ogni domenica la comunità si riunisca intorno alla parola già è un grande esito. Di fatto, in queste direttive della CNBB c'è un punto di revalorizzare la domenica con l'Eucaristia, dove si può celebrare, e dove non c'è il Padre per celebrare l'Eucaristia, la celebrazione della parola. E quindi abbiamo fatto durante 2 anni questo primoramento e preparando persone per fare la presidenza della parola. Passa avanti. E per ultimo, Chiesa a servizio della vita piena per tutti. Creare e rafforzare la Caritas e le pastorali sociali. Stiamo iniziando a organizzare la Caritas. Dopo, di qui il CIMI, che è il Consiglio Indigenista,
se fa presente nel Valle del Giavarì, e soprattutto un servizio che abbiamo molto bello nel 5.2, l'articolazione della rete dell'affrontamento del traffico di persone per collaborare nella difesa della vita. C'è una rete trifrontiera, ossia con gente di Santa Rosa, che è Perù, di Letizia, che è Colombia, e di Tabachinga, e stanno facendo questo lavoro di animazione per aprire anche gli occhi para che il traffico delle persone possa diminuire. Dopo c'è la REPAM, che come siamo nella frontiera, è venuto molte volte visitarci e fare degli incontri con gli indios dell'area, e soprattutto ci ha aiutato a metterci un po' nell'ambiente del prossimo sinodo sull'Amazonia. Dopo, sulla pastorale della terra ci abbiamo poca cosa, e sulla la pastorale della comunicazione un bel desiderio, ma non consigliamo più. Avanti. Freghino con il suo battello è che fa l'itineranza per il rio Issa, va avanti. Io facendo l'invio dei catechisti indigeni, ahí con Fray Paolo Braghini, con Sticona, passa la pastorale della mobilità umana nella città di Tabatinga, passa avanti la pastorale dei bambini e della infanzia, che guida i bambini da 0 a 6 anni, va avanti la pastorale vocazionale, che questo padre qui del cappello, un padre fidedono, il Suluno, il regionale della CNBV del Suluno, ci ha mandato con 6 anni e ha risvegliato la pastorale vocazionale. De fatto adesso già abbiamo uno in teologia, speriamo che poi alla volta possiamo avere ancora di più. Va avanti. Qui è il centro di formazione, dove ci abbiamo le assemblee e incontro di formazione. Passa. Hai un'altra fotografia, quella del medio era una laica che ci è venuta anche dal sud, quella che sta, essa è Isalene, va avanti. E per ultimo la pastorale sociale, quando mobilizza un po' i bambini, le donne, per fare un po' le manifestazioni. Questa è un po' la presentazione, così spero che...